Buon pomeriggio da Alessandro D'Ambrosio di Live Sport Academy a tutti gli appassionati spettatori di futsal. Oggi vi trasmettiamo in diretta dal Pallatorino di Roma la quinta giornata del girone B di Serie A2 di calcio a 5. Il Todis Lido di Ostia ospita il Modena Cavezzo, due squadre a punteggio pieno, i padroni di casa, quota 12 punti in 4 partite, gli ospiti a quota 9 avendo riposato nella terza giornata di campionato. Il miglior attacco del girone per la formazione romana che ospita la migliore difesa, ovvero quella degli emiliani, partita che promette tanto spettacolo. 5. Dicevamo, migliore attacco del girone, la Todis che subito sfiora il gol del vantaggio con la conclusione da lontano di Giorginio, poi la parata di Vezzani e la conclusione sotto porta di Cimanghigno che si divora il gol del vantaggio. Per quello che dicevamo, il migliore attacco del girone, quota 26 gol segnati in 4 partite, a tenere sempre elevato il ritmo. Messa laterale bianca, pronto Kursunov a toccare in avanti per Dudu Costa. Ultimo a toccare qui prima che la palla esca è Lutta. Attenzione alla conclusione di Elmadi, la risposta di Di Ponto. Allora è pronto Lutta, dalla bandierina mette dentro, la sponda con il tacco sul primo palo di Giorginio che regala un cioccolatino solamente da scartare a Cimanghigno che mette in rete il gol dell'1-0, passa in vantaggio la squadra di casa al 8° minuto di gioco, si sblocca la partita. Aglieta, il tocco al centro, però c'è Gattarelli ancora in anticipo, Cimanghigno, che parata sul diagonale del numero 11 del Lido. Si oppone Vezzani con la mano di richiamo, grande riflesso per l'estremo difensore del Modena Cavezzo. Porta ancora a disturbo Lara che subisce il tunnel, poi però rinviene con un colpo di reni e mette in fallo laterale. Chiedeva l'ultimo tocco dell'avversario. Lì però mettere il pallone in fallo laterale, corretta la decisione arbitrale, intanto pallone riconquistato alto proprio da Lara, altra grandissima opposizione di Vezzani. Penso che adesso viene anche ammonito per proteste probabilmente, allora sono due gli ammoniti per il Modena, dopo Lefonza ha ammonito anche Vezzani, uno per il Todis, ovvero capitan Federico Barra. Attenzione a Cimanghigno, trovato ancora libero sugli sviluppi di un calcio d'angolo, doppietta per il numero 11, raddoppia il Todis Lido di Ostia quando sul cronometro mancano 5:23 alla sirena. Pronto Kursunov, decide di appoggiare alla Fonza, pallone perso, attenzione a Barra che può andare, Barra fa una cosa a metà tra un tiro e un assist, forse perché il pallone gli è stato toccato da dietro, infatti si riprende con il calcio d'angolo. Ghiottissima opportunità di ripartenza però qui sprecata dal Todis Lido di Ostia. Di Ponto, Jefferson, 13, 12, 11, scorre il tempo. Gattarelli protegge, non fa uscire la sfera, poi Amarante la riconquista, Jefferson che subisce fallo proprio ad un secondo dalla sirena, l'ingenuità del Modena Cavezzo che regala di fatto il tiro libero al Todis Lido di Ostia che allora ringrazia e andrà con Jefferson probabilmente dal dischetto. Fischia ora il direttore di gara la rincorsa di Jefferson che trasforma, mette in rete il 3-0 proprio un secondo prima dell'intervallo, il tris del Todis Lido di Ostia che andrà a riposo sul punteggio di 3-0. Allora ultimo tentativo che calcia direttamente verso la porta il Modena Cavezzo, suona la sirena, intervallo sul lato opposto del campo dove però non ci sono maglie amiche.
L'anticipo di Cattarelli, prova la finta, recupera il pallone Kursunov che apre su Dudu Costa, calcia ancora Di Ponto ad opporsi alla conclusione di Dudu Costa. Lutta, pallone per Cimanghigno, c'è un altro miracolo di Vezzani che neutralizza il tiro di Cimanghigno, velenoso, causa deviazione, poi Lara sotto porta non riesce a calare il poker, con la testa riesce a servire per Brasesco, chiuso da Lutta, fallosamente secondo il direttore di gara, quarto fallo commesso dalla squadra di casa. Qui sarebbe andato indisturbato Lutta verso lo specchio della porta, nel frattempo si è già battuto, incredibile la parata miracolosa di Di Ponto che non si fa cogliere impreparato sulla battuta rapida. Pallone all'indietro per Amarante, ancora Brasesco, doppi passi, servito nuovamente il numero 14, attenzione all'opportunità per il Lido. Lutta, tocca per Giorginio, oh mio Dio, cosa stava per fare il fantasista con il numero 10? Ha provato la bicicletta per sorprendere con l'uscita Vezzani, non è andato di così tanto lontano dall'Eurogol. Si regala sempre qualche giocata pregevole Giorginio, attenzione ancora alla palla recuperata alta, Lutta prova a riservire Taloni che però si era nascosto dietro l'uomo, e allora palla imprecisa, malinteso tra i due, altra occasione buttata per il 4-0. Giorginio ripropone in avanti, Cimanghigno sempre sul suo palo in tuffo a chiudere in calcio d'angolo Vezzani, che questa volta la guarda solo sfilare sul fondo, per sua fortuna la conclusione è di poco imprecisa, ancora non arriva il gol del 4-0 per il Todis Lido di Ostia, sarebbe importante nel frattempo con il tacco un gran gol a riaprire definitivamente la partita di Kursunov, non può nulla Di Ponto questa volta incolpevole sul gol del 3-1 per il Modena Cavezzo. Dori, uno a Cimanghigno, l'altro è Lefons, Giorginio a chiudere, ancora Cimanghigno a suonare la carica, Lara, c'è Giorginio che si propone al centro, la finta di Lara, guadagna il fondo, Lara mette dentro Vezzani, poi arriva il fallo commesso ai suoi danni da Lara quando il pallone era bloccato ormai da Vezzani, allora sesto fallo commesso dal Todis Lido di Ostia, dovrebbe essere tiro libero, si aspetta il fischio del direttore di gara. Dudu Costa va e trasforma contro Di Ponto all'angolino, anzi scusate, in porta era entrato Alessio Gattarelli che però non è riuscito ad opporsi alla conclusione forte e precisa di Dudu Costa che fa 6 in stagione, 3-2. Cambio di gioco, tutto arroccato dietro il Lido, Cimanghigno porta il pressing, barra, aspettano gli avversari, Kursunov dietro da Amarante, pallone che poi alla fine arriva dentro per Kursunov che fa 3-3 a 3 minuti e 0-8 dal termine, partita in parità. Bella azione corale del Modena Cavezzo che riesce a mettere la partita in equilibrio. 2:40 sul cronometro, Giorginio mette in fallo laterale, si può riprendere col gioco, 1:58, Jefferson mette dentro per Gattarelli che riporta avanti il Todis Lido di Ostia a 1:56 dalla fine, con la solita tenacia, con la solita grinta la squadra di casa ripassa in vantaggio. Eta come portiere di movimento, attenzione all'opportunità per Gattarelli che prova a sparare in porta, non trova però lo specchio, qui non c'è fallo secondo i direttori di gara, Brasesco, forse il fallo lo commette Cimanghigno che è già ammonito, anzi no, simulazione, sarebbe stato rosso per Cimanghigno e tiro libero, invece simulazione per
Brasesco a battere la rimessa. Palla lunga in avanti, 5, 4, 3, 2, 1, c'è la sirena! Il Todis Lido di Ostia vince salendo a 15 punti in classifica dopo 5 giornate in vetta solitaria al girone B della Serie A2, altra vittoria di carattere nonostante la partita si fosse messa malissimo. Non sarà contento mister Maurizio Grassi, ma arrivano i 3 punti per il Lido di Ostia. E allora adesso andremo a sentire i protagonisti ai nostri microfoni, ma quello che conta è che il Todis Lido di Ostia, in una partita gestita male nel secondo tempo e perfettamente nel primo, riesce a portarsi a casa il bottino pieno. Un saluto da Alessandro D'Ambrosio di Live Sport Academy, appuntamento alla prossima partita per i tifosi del Todis Lido di Ostia che giocheranno settimana prossima contro l'Active Network in trasferta. Per quanto riguarda il Modena Cavezzo, in casa ospiterà l'Italpol. Allora, congratulazioni per il risultato a Cimanghigno, doppietta nella prima fase della partita, nel primo tempo che avete chiuso sul punteggio di 3-0, perfetti nella prima metà di gara. Nella seconda, blackout totale, gli avversari sono rientrati in partita, avete forse concesso troppi falli, troppe leggerezze. Sul 3-3 l'avete vista brutta, immagino quali sono state le sensazioni in quel momento, poi siete riusciti a vincerla nel finale, ancora una volta con grande orgoglio, con grande prestazione da parte della squadra, con grande reazione di testa. Dici un po' i tuoi punti di vista. All'inizio il primo tempo abbiamo fatto molto bene, con qualità, abbiamo fatti 2 gol di palla ferma, quello che abbiamo allenato in questi ultimi giorni. Poi nel secondo tempo la squadra ha avuto un calo di, non dico concentrazione, però abbiamo fatto 5 falli la metà del secondo tempo, quello è concesso di rallentare un po' la partita e loro sono cresciuti. E sono arrivati al 3-3, eravamo un po' stanchi, almeno io ero un po' stanco lì la metà del secondo tempo in poi. E finalmente lì abbiamo fatto il 4-3, quando mancava 1:10, se non mi sbaglio. Quindi adesso non c'è tempo da festeggiare, dobbiamo pensare il pomeriggio, mercoledì e basta. Dobbiamo recuperare chi è stanco, chi c'è un po' di dolore e mercoledì si torna in campo. Quando siete rientrati nel secondo tempo, più volte è mancato il gol che probabilmente in quel momento avrebbe chiuso la partita, vi siete un po' specchiati troppo? Sì, abbiamo concesso un po' di errori lì nel secondo tempo e come ho detto prima un calo di concentrazione. Non lo so se che è successo lì, che da 3-0 siamo andati a 4-3, abbiamo perso tante ripartenze, sotto la porta abbiamo sbagliato un po' di cose, quindi dobbiamo aggiustare queste cose per il futuro, principalmente per mercoledì. Va bene, grazie a Cimanghigno, ancora complimenti per la prestazione personale, per la doppietta, per i 3 punti della squadra, anche se immagino il mister si farà sentire. Grazie mille.